Ciao a tutti, ragazzi, ti mostro i compiti di italiano che mi ha dato Emil. E questo qua che non sono capace, se volete aiutatemi, va bene? Ho fatto uno. Una scheda. Una scheda. Due schede. Tre schede. Quattro. Cinque. Sei. Ho fatto 6 schede. Ti faccio vedere perché ti faccio leggere. Io ti faccio leggere per voi, ragazzi. Fai attenzione agli accendi. Metti l'accento al posto giusto, Marta l'anno scorso comprò un lanetto rosso. Punto. Il papà di Francesco lavora in banca. Punto. Qui non è giusto, ma si mette l'accento. Solo A. È giusto, ragazzi. Nello zainetto c'è. C'è il libro di italiano. Punto. Se guardi laggiù, vedrai una neve. Punto. Francesco è un bambino allegro. Punto. Guarda là in fondo quante farfalle, figa, strava, figo. No, scusatemi. Beh, continuiamo, ragazzi. Raga, Mara scriveva una lettera al nonno, punto. La mamma andrà al mercato con la sua amica. Non amica, punto. Non so perché non ascolti, punto. Fuori piove, sarà. Sarà meglio prendere l'ombrello. Domani andrò. Andrò a fare una gita. Mara è andata a trovare i nonni. Punto. Dove è andata lo zio? Cosa trovi figo? Non mi dai, continuiamo la. Sul tavolo c'è. Aspetta, ragazzi. Sul tavolo c'è bella torta di compleanno, punto. Perché non hai ancora finito i compiti? Ok, ho finito. E
E adesso mi sono posto. Questo video ti è piaciuto, metti il like sul mio sito e prossimo video, ciao!